Il Consiglio Comunale ha approvato ieri il DECO, denominazione comunale. Cosa vuol dire? Denominazione comunale Siracusa è un marchio unico che racchiude tutte le eccellenze del territorio. È un marchio dinamico e la dinamicità consiste proprio nel poter usufruire della promozione unica del marchio stesso su più settori, quindi artigianato, gastronomia e pasticceria. Quindi non solo prodotti derivati da, diciamo, produzione agricola, ma anche prodotti trasformati. In pratica tutti gli operatori del settore, piccoli artigiani, pasticceri, i vari ristoratori possono chiedere l'ingresso al marchio che diciamo, è regolamentato da un disciplinare di produzione che nella fase successiva verrà selezionato da una commissione tecnica e quindi dirà se è possibile ingresso o meno, e il Comune di Siracusa avrà l'opportunità dal suo canto di promuovere il territorio non solo sotto il patrimonio storico-culturale, sotto il profilo del patrimonio storico-culturale, ma anche sotto questo aspetto, perché Siracusa non è eccellenza solo in quel campo, ma è anche eccellenza anche in quest'altro. È importante sottolineare che tutti quei prodotti che vorranno aderire al marchio e che vorranno, diciamo, usufruire della promozione da parte diciamo, dell'amministrazione, devono essere prodotti che devono avere una forte identità territoriale, quindi il prodotto della gastronomia o della pasticceria deve nascere dal territorio, quindi non può essere un prodotto come la pasta di mandorlo o il cannolo siciliano, che è un prodotto più comune, ma deve essere un prodotto con una forte identità territoriale. È possibile fare qualche esempio? Penso alla perla di mandorla, anziché la pasta di mandorla, al moscato di Siracusa, che nasce proprio sul territorio e quindi non è presente nel territorio siciliano. Penso alla Don Camillo, la famosa torta fatta da una nota pasticceria locale. Penso alla pasta alla siracusana, è una pasta che ha una forte identità territoriale. Penso al settore dell'artigianato, i calafatari e il gozzo siracusano. Penso ai maestri pupari siciliani che hanno proprio creato le proprie maestrie la realizzazione dei pupi siciliani. Penso a tante altre cose. In questo momento diciamo, ho dato qualche piccolo esempio. È ovvio che l'amministrazione si confronterà con le associazioni sindacali di categoria, quindi col Diretti, CIA, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, e si farà un tavolo tecnico in modo tale da fare un pre-confronto prima della preparazione del regolamento e del disciplinare di produzione. Quindi saranno loro gli interlocutori che promuoveranno l'iniziativa tra gli associati. Quindi i produttori potranno beneficiare del marchio e di una pubblicità fatta anche dal Comune di Siracusa? Sì, l'amministrazione ha questa possibilità di promuovere un unico marchio e quindi aiutare queste piccole realtà attraverso una promozione unica, quindi verrà preparato del materiale pubblicitario da esporre all'interno delle varie fiere, quindi la promozione turistica non avverrà all'interno della BIT solo ed esclusivamente per quello che è il nostro patrimonio storico-culturale, ma verrà promosso anche il marchio DECO, e quindi Siracusa sarà anche eccellenza sotto questo punto di vista.